siamo qui in contrada Camigliano a Tarsia, al comune di Tarsia. Quello che vedete lì è il tubo che si è intorno a mezzanotte è scoppiato, la tubatura del gas. Non si capisce bene quali siano state le cause, però come si vede il tubo è proprio spaccato, probabilmente sarà stato uno svuotamento del terreno che avrà provocato quindi l'incurvatura del tubo e la conseguente fuoriuscita. Le fiamme questa notte erano alte, qualcuno giura anche forse 100 metri, perché il gas lì esce, se potete notare la portata della condotta, erano altissime, si vedevano, hanno illuminato a giorno tutto il comprensorio di Tarsia, Spezzano, Terranova da Sibari, San Lorenzo, ma addirittura qualcuno racconta che ha visto le fiamme da San Demetrio Colone, Firmo, Castrovillari. Insomma, un fenomeno stranissimo. Per fortuna non ci sono stati danni a persone, perché la zona, come potete notare, è isolata, siamo in aperta campagna, è a circa 2 chilometri, 1,5 chilometri dal centro abitato di Tarsia. Sul posto stanotte sono intervenuti i carabinieri di San Marco Argentano, la polizia stradale di Cosenza, 2 pattuglie dei vigili del fuoco e anche il 118 di Lungro. E niente, è arrivato anche il capitano Rocco Taurasi, ci sono stati gli accertamenti sul posto e non si è potuto fare altro che assistere allo spettacolo per poi insomma dare vita alla chiusura della distribuzione del gas, perché era l'unico modo per intervenire sul posto. Stamattina, come potete notare, gli operai stanno lavorando con 2 ruspe. Ci sono diversi curiosi che ancora vengono a vedere, perché il fenomeno è stato veramente particolare. Non si sa per quanto tempo ancora i lavori andranno avanti. Il sindaco Scaglione questa notte, sotto una pioggia battente che ha scandito praticamente tutte le operazioni, anche contornate da molti curiosi che sono venuti sul posto per cercare di capire che cosa stesse succedendo, il sindaco ha convocato l'azienda stamattina per ottenere tutte le garanzie affinché il fenomeno non si ripeta. Siamo a Tarsia, Emanuele Armentano con Franco Calimà. Ulteriori informazioni potete trovare su www.dirittodicronaca.it.